Direttamente dalla cameretta magica, oggi 13 di giugno, benvenuti ad un nuovissimo video. Oggi faremo un video commemorativo perché proprio oggi sono passati 35 anni esatti dalla morte di Giulio Panicali. Giulio Panicali è stato un grandissimo doppiatore italiano del secolo scorso, insieme ad Emilio Cigoli, a Gualtiero De Angelis, a Giuseppe Rinaldi, Giorgio Piazza, Pino Locchi e così via. Comunque, Giulio Panicali è stato voce di Tyrone Power, che quest'ultimo Tyrone Power era il papà di Romina Power e di cui anche l'ex suocero di Albano Carrisi. Poi ha doppiato Bing Crosby, Robert Taylor, Robert Mitchum, che tra l'altro è il mio attore preferito in assoluto, Ryan Milland, Kirk Douglas, John Lund, il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, Henry Fonda, Glenn Ford, Fred McMurray, poi doppio pure Edmund O'Brien, James Mason, poi tra gli altri attori doppio anche Montgomery Clift, Tony Curtis nei primi film, che poi fu sostituito poi da Pino Locchi. Poi tra gli attori italiani doppio Ezio Fiermonte, Massimo Girotti, Osvaldo Valenti. Poi doppio Robert Young, Joseph Cotten in alcuni film, perché la maggior parte dei film di Joseph Cotten era doppiato da Emilio Cigoli. Poi doppio anche Rossano Brazzi tra gli attori italiani. Poi doppio anche un paio di film di William Holden, un paio di film di Alan Ladd, un paio di film di Peter Lawford, un paio di film di John Wayne. Poi doppio anche un paio di film di Richard Widmark. Doppio una volta sola Fred Astaire. Poi doppio anche Walter Chiari. Poi doppio una volta Clark Gable. Pure Gary Cooper, anche Cary Grant. Poi nell'animazione doppiò il principe azzurro in Biancaneve e i sette nani nel vecchio doppiaggio del 38, lo sceicco Jafar nella Rosa di Baghdad, tra l'altro il primo film d'animazione italiano, e una delle voci narranti nei Tre Caballeros. Fu anche direttore del doppiaggio di diversi film per il cinema e per l'animazione, tra cui per l'animazione nel cinema fu direttore del doppiaggio nella prima edizione dei Sette Samurai di Mary Poppins, di Marcellino Panevino, Pomio Dottone e Manice di Scopa, Quattro Bassotti e un Danese, Un Re per Quattro Regine, Il Fantasma del Pirata Barbanera e così via. Nei film d'animazione invece fu direttore del doppiaggio di La Carica dei 101, La Spada nella Roccia, Robin Hood, Il Libro della Giungla e Remi senza Famiglia. Comunque tengo anche a dirvi che Giulio Panicali era anche cognato di Emilio Cigoli e tra l'altro era pure il suocero di Carlo Giuffrè, perché in pratica Carlo Giuffrè sposò sua figlia Lidia Panicali. Comunque, in ogni caso, allora vi dico pure, poi riposa comunque presso il cimitero Flaminio, chiamato anche il cimitero di Prima Porta. Vi do pure la collocazione se volete andarlo a trovare. Allora, lotto 1, edificio O, piano terra, cappella 36, fila quinta, loculo numero 23. Calcola, sono andato a trovarlo a giugno scorso al cimitero di Prima Porta, che tra l'altro il suo loculo si trovava in cattive condizioni e gli ho dato una pulita. Comunque, se andate sulla playlist Cimitero Flaminio lo troverete il video del suo loculo, quindi vi consiglio pure di andarlo a vedere il video della sua tomba. Basta che scrivete Giulio Panicali e vi appare. E vi appare anche il video della sua tomba. Che altro c'è da dire? Niente, ci vediamo alla prossima.